Da Elenia e da Morgana. Olè! Allora, siamo tornate alle LOL. Meno male. Cioè, ogni tanto ci perdiamo in qualche altro video, però alla fine il nostro amore. Ritorniamo sempre. Sì. Allora, oggi vi facciamo vedere lo scambio che abbiamo fatto sul gruppo di LOL Surprise Italia, l'originale. E questa, una ball della prima serie, e dopo vi dico che cos'ha di particolare. Intanto, Morgana, vuoi aprire? Allora, prima diciamo, allora abbiamo fatto lo scambio con Katia, la mamma, ed Erika, che è la sua bimba. Ci seguono, sono due nostre fan, si dice? Sì. Ci seguono e le vogliamo salutare. Abbiamo con loro, abbiamo scambiato la Honey Bun. Già. Praticamente questa qua, la Honey Bun, visto che loro mancava, e a noi mancava quella che proponevano loro. Già. Lo scambio è andato benissimo. State carinissime, ci hanno fatto dei complimenti per il canale, per tutto, e noi mandiamo un grosso bacio a tutte e due. Prego Morgana, fai vedere cosa abbiamo ottenuto in cambio della Honey Bun. Della Honey Bun abbiamo ottenuto la... Ta-da! La Kurt Champ. Giusto? Si dice così? Sì. Champ, Kurt Champ, questa. Ne mancano tantissime, cioè ce ne mancano tantissime. Oddio. Fa niente, ma allora, noi recuperiamo. Vai Mo! È carina. Fai vedere anche l'indizio, perché ci dimentichiamo sempre di farli vedere anche nello scorso video. È questo, quello della Kicks e della Ice Skaters. E quella dell'Athletic Club. Già. Bene. Vuoi, vediamo cosa fa? Sì. Falla vedere bene, perché questa qua davvero è fatta benissimo, è troppo carina. Cioè, questa è una di quelle che in foto, guardate che belli i capelli. Non... E questa è una che di quelle che in foto non rende. Già. Cioè, in foto sembra bruttina, ma quando poi ce l'hai in mano ti rendi conto che è bella, è proprio bella. Già. Vai cara, facciamo fare un bel bagnetto. Allora, questo qua togli solo quello, sì. Poi è anche carina senza. Oh, tu non ci vai d'accordo con col coso qua. Allora, non cambio colore sotto. No, cambiare colore no. Cosa fa? Ma non devi schiacciarla, mi sa. Vuol dire che ha già caricato? Sì. Mettiti a fuoco. 3, 2, 1, non l'ha caricato. Non schiacciare. Vedi che tanto caricava già da sola. Dai Morgana, sennò qua si addormentano a guardarci, eh. Ta-da! Ha fatto pipì! Non si è visto molto bene, ma ha fatto pipì. Era forse la terza, la quarta che abbiamo che fa pipì. Bene, ci piacciono quelle che fanno, che piangono e che fanno pipì. E che sputano, a me piacciono anche quelle che sputano. E beh, quelle tre cose fanno. Già. Poi, quando ci sei, bella, prepara, la metti sul suo stand. Senza ammazzarmi sempre. Ok, in teoria l'acqua non ci serve più perché... No. Allora... Questa ball è particolare. È particolare. No, noi sappiamo cosa c'è dentro, anche se voi la vedete chiusa, noi sappiamo cosa c'è dentro. Già. Questa ball, vi dico, arriva da AliExpress. È stata ordinata circa un mese e mezzo fa e contiene un fake. Ho voluto ordinare un fake per capire come sono. Già. Calcolando che comunque da agosto, quando ho fatto l'ordine, ad adesso i fake sono cambiati. Ordinerò anche i fake di adesso, che sinceramente sono proprio brutte, ma quelle le daremo poi alla Morgana per giocare. E vai! Tutta contenta. Questa qua, io l'ho vista, anche una ragazza l'ha presa sul gruppo delle LOL. Oddio, non è perfetta, ma è carina, sinceramente. Già. Se vogliamo finire la collezione, anche se è un fake, non ci sta. Niente. Ma sì, è incartata malissimo, come potete vedere, è incartata malissimo. Qui ha un codice, perché giustamente loro con questo codice riconoscono cosa c'è dentro. Comunque,
se non ricordo male, il codice che si vede qua è lo stesso codice che c'era sulle LOL, quelle sì, della prima serie, bene o male era quello. Secondo me queste qua sono tipo delle LOL che hanno fatto, ma con qualche difetto, e le hanno vendute poi così, perché alla carta alla fine, ragazzi, guardate, identica. Cioè guardatela, cioè è firmata MGA Entertainment. Adesso io non mi ricordo, dovrei andare a vedere un video vecchio per vedere la carta proprio com'è, però sinceramente, cioè si capisce che comunque da tutti questi stati, qua si intravede già il colore sotto della ball. Non lo so, vediamo cosa esce fuori. Bene. Vai Morgana, primi due strati te e... il resto no te. No, beh, la apro anch'io però un po' sta ball. Sì, sì. Forza. Allora. Bisogna vedere se riesci, senza ammazzarmi le ragazze. In teoria... oh, questo è giusto, guarda. Lo guardiamo già il... sì. È lo stesso che aveva trovato la ragazza. Un biscotto e una lampadina. Un biscotto e una lampadina. E dice... smart cookie. Non so neanche se questo tipo di... è un adesivo anche lui, eh? Sì, sì. Quindi è proprio fatto bene. Bene. Vai Morgana. La ragazza, quando ho visto io sul gruppo, ha fatto un disastro, perché comunque non, le aperture non combaciavano. Ecco. Qua ci sono, vedete? Che comunque si vede che sono dei fake, perché sono attaccati male. Morgana, mi metti a fuoco, per favore, grazie. Cioè, sono bellini, sono fatti anche bene. Sì, sì. Però vedete, sono attaccati su... un pezzo di carta. Vabbè, però... vai. Vado io? Anche... non mi ricordo se gli strati sono uguali. Allora, poi ho incontrato un altro difetto. Che la plastica, la prima e la seconda, nelle ball proprio vere, sono dure. Brava, brava. Vedete il colore? È oro. È oro. Perché noi comunque abbiamo potuto proprio scegliere quello che c'è. Vedete? Io adesso apro la ball, ma non... cioè, non posso tirare fuori nessun indizio. Eh già. Vedete? Perché è incartata male. È incartata anche male. Secondo me queste qua... perché a me sembra che erano uguali, no? Sì, sono uguali. Cioè, vedete, adesso io apro, questo è quello sopra, io apro e mi trovo già il vestitino. L'ho pagata 7,90€, qualcosa del genere, quindi ci sta anche. Però guardate la ball. Guardate. Alla fine è uguale, è identica. Anche gli indizi. Andrò a rivedermi qualche video vecchio. Però vedete, io adesso non posso tirare fuori questi qua che erano i primi che uscivano. Adesso io quello che posso tirare fuori. Vestita. Cioè, guardate. È uguale, identica. È uguale. E poi anche la carta del vestito, cioè, è messa malissimo. È uguale, vedete? Questa su... i salamini qua sulla pizza. Sulla pizza qua non c'è niente. Però anche le scritte sono uguali. Sono uguali. Cioè, aspetta. Allora, qua per, ecco, qua per esempio abbiamo le scarpe e l'accessorio. No. Poi, aspetta Morgana. Sì, sì, fai certo. Poi dopo te la faccio aprire a te. Adesso troviamo qua il biberon e qua il biberon e il vestito. E il vestito, che il vestito dovrebbe essere qua. Già. L'accessorio, che è questo, dovrebbe essere dentro insieme alla LOL. Allora, dentro. Allora, noi qua adesso che è tutto schiacciato, cioè, adesso tu dimmi se io posso avere un vestitino conciato così. Voi avete già si intravede, già si capisce che cos'è. Anche il sacchettino, l'imitazione del sacchettino, ragazzi, non ha l'apertura facilitata, ma guardate. È uguale identico. È uguale. Adesso te la faccio aprire a te. E qui troviamo il biberon. Che non ha. Che io so già che dovrò fargli una modifica, perché io avendola già vista. Eh già, anch'io. Cioè, ragazzi, adesso volendo. È identica. Vai Morgana.
La Ball è uguale. Chi può dire che la Ball è un fake? Non si apre. Non si apre? Ok. Allora, dentro cosa troviamo? Il questo. Il manichino della borsetta. Che è uguale. È identico. Cioè, adesso tiriamo via un attimo la Kurt qua. E, cioè, guardate. È identico. È identico. Poi c'è questo qua che volevo proprio vedere se era identico. Identico. È identico. Identico. Questo. Questo, peccato che non so dove ho messo quelli della diva. Quello che avevano trovato nelle ecco, l'unica cosa, ecco, che ha notato anche l'altra ragazza, è più sbiadito. Adesso voi lo vedete con un bel colore, però noi da qua lo vediamo più sbiadito. Sbiadito. Ma è uguale. Sbiadito. È identico. Già. Cioè, e comunque è proprio, guarda, proprio L-O-L, è LOL, non è LQL, quelle che ci sono adesso, che la gente sta diventando matta. Già. Cioè, Morgana, facciamo anche vedere un attimino. Alla fine è non è marcato come in questo qua, vedete, è meno marcato, cioè anche dentro, anche quello, ma sono identici, cioè non lo so. Vabbè, allora intanto io monto qua la cosa. Vai Morgana, intanto apri tutto. Io, allora apro il biberon, che il biberon non va bene. No, non va bene, manca un effetto, ecco qua, manca. Vedete? Il biberon dovrebbe essere glitterato sopra, ma quello glielo farò io. Sì. Sì, glieli metto, glitterati ce li ho. Bene. E poi, adesso che ho notato. Sì. Sotto non è, ma sì, vabbè, ma quello può essere, ci sta. Poi, il vestito che sono curiosa di vedere com'è. E fa fatica a chiudersi, eh? Fanno fatica a chiudersi quelle ball qua. Oh, mamma mia! Sì, magari Morgana cerca di non romperlo perché è rotto. È rotto qua. Aspetta, ho visto che hai fatto. Ah, no, perché è giusto, devono passare le braccine. Beh, ma guarda che alla fine. Sì. Si vede che, vedete, qua mancano i brillantini. Sì. Continua te, mamma. Ho le mani, guardate, perde un mucchio di brillantini. Ma io penso, sai cosa faccio, Morgana? Cosa? Proverò a metterlo a posto. Apro io intanto qualcosa? Sì. Allora, abbiamo trovato questo, questo, questo e questo. Allora, qui abbiamo l'accessorio. L'accessorio, vi dico già che non è, no, non è bello. Perché gli manca un pezzo. Già. Ta-da! Manca lo stickers. Manca lo stickers, ma quello possiamo farlo anche noi. Sì. Vedete? Intanto notare le mie belle mani, solo che ho toccato... Glitterate. Ok. Cosa manca? Solo la bambolina? Sì, la bambolina voglio aprire. Certo. Vai. No, anche qua le scarpine, amore. Apri, allora, le scarpine. Okay. Che noi praticamente abbiamo la Lil Queen B e alle scarpine tutte glitterate. Diciamo che ha la sorellina fake, dai. Perché comunque l'anca... Morgana, mettiti a fuoco. Le scarpine sono queste. Identiche. Sono uguali a quelle di non mi ricordo chi. Vai! Sono della Rock, ero quelle alla Rock. Apriamo la nostra... LOL. La nostra... Queen Bee! Oh, che carina! Allora... Volare! Allora, vediamo subito... Che i difetti che ha. Allora, le braccine guardate, le braccine sono attaccate proprio con lo sputo. Cambia il colore dal corpo alla base della testa, diciamo. Mancano i glitter, ma quello è meno perché lo posso fare. Sì. Io glitter dorati ce li ho, ci metto la colla e allora, le poi... gambine però si muovono. Poi aspetta, cosa? Vabbè, le altre LOL hanno il codice, ma le tarocco, proprio le taroccose, quelle brutte, hanno la vite qua. Però perlomeno, dai, è meno carina. Male. Dai, di visino è carino, eh. Vuoi che la vesto? Ce la fai senza spaccarmi le braccia? Sì. Vai. No, vabbè.
Ma vuol dire che fa qualcosa questo? Se mai proviamo a vedere il secondo. No, vabbè, ma io proverei. Tanto alla fine la devo mettere a posto io con i brillantini. Quindi non, anche se perde qualche brillantino oro, non mi interessa. Morgana, yeah. Però è carina. Dai, alla fine è carina. Secondo me una volta che la si mette a posto diventa carina. Alla fine, Morgana, è per noi. È per, è per metterla, okay, insieme alle sorelline glitterate. Poi ci manca la Crystal e abbiamo finito il club, quello del della prima serie. Con la Crystal Queen abbiamo finito dei glitterati. Già. E della prima serie ce ne mancano ancora un po', eh. Poi noi abbiamo completato questa, abbiamo completato praticamente. Allora, noi della prima serie ci manca la Fancy, Majorette, Cheer Captain, la Mer Baby, la Mer Baby, la Super BB, la Super BB, Royal High Knee, la Sis Wing, basta, la Miss Baby e la Miss Baby. Ma completeremo. Allora, vuoi fargli fare il bagnetto che vediamo se perlomeno funziona? Allora, questo qua lo voglio tirare via perché, ok, tanto poi perde tutti i, lo metterò a posto io, togli anche le scarpine, gli facciamo fare il bagnetto da nuda. Sì. Beh, non so se la Queen Bee cambia colore o fa qualcosa. Ma sì, Morgana, dai, pucciala dentro che vediamo se fa qualcosa. Allora, non è ghiacciata però. Fa niente, ma a noi ci interessa vedere cosa fa, se fa pipì, se beve, se piange, no, perché non ha i buchi. Sputerà. Anche perché non ha il buco della... Sputa. Sì, l'unica cosa che può fare. Ok, mettiti dentro in camera almeno. Sì, sputazza, un po' male, ma sputazza, dai. Anche perché vedete qua... Ah, il buchino ce l'ha. Vabbè. Metto un po' di ghiaccio per vedere se... No, ma no, Morgana, non cambierà mai colore. No. Intanto c'è Kitty che sta passeggiando. È svuotata. Beh, dai, diciamo che come fake... È bella. Alla fine la metterò a posto. Sai cosa faccio? Gratto via un po' i brillantini, cerco di metterli giusti. Sì. Tanto lo sappiamo noi, mica dobbiamo rivenderla. Ma va. Ascolta, è per noi. E poi la conciatura è uguale alla tennista. È vero, brava. Intanto metto la tennista al suo posto. È vero, è vero. Le scarpe non hanno... No, hanno le letterine sotto anche le scarpe. Ma dai. Cioè, quindi, alla fine, secondo me quelle bamboline qua sono bambole che non sono uscite bene. Vabbè, giustamente si vede, sono uscite con dei difetti. Cosa dici, Morgana? Sì. Anche secondo me è così. Perché... Però è carina. Adesso mi rimane in mano... Il braccio. Mamma mia, ragazzi. Non so neanche se... Allora, e poi hai notato una differenza tra me e te? Tra me e te? Sì. Oh, mamma. Io metto il biberon così davanti e tu lo metti così. Ecco, vedi? Dai, ma è carina però, Morgana! Dai, è carina! Già, è bellissimo. Dai, cioè, notare il telefonino ultimo modello. Niente, quindi noi con la nostra Court Champ e con la nostra Queen Bee e con Milady Millie e Kitty. Questa qua è la mia mano, scusa, e la Kitty. Tutto il mio casino sul tavolo per quando preparo i video è un disastro. Già. Ma ne manca il rosso, che è tigre, che non so dov'è. Dentro nella scatola. Ok. Quindi, con tutta la nostra enorme famiglia, noi vi salutiamo e vi mandiamo un bacio grosso. Mua. Alla prossima. Ciao. Ciao.